Il film La sorpresa, l'eccezionale storia di Padre Marella è stato presentato in anteprima giovedì scorso al Cinema Antoniano. Al centro uno spaccato della vicenda umana e cristiana di Don Olinto Marella, beatificato il 4 ottobre 2020 e ritenuto la coscienza di Bologna. L'idea è stata quella di creare una partecipazione diffusa sia per quel che riguarda i finanziamenti, che hanno visto l'arcidiocesi affiancata da tantissimi privati, aziende, enti, Comune di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e tanti altri, e poi partecipazione nel mettere insieme la parte professionale data da tanti professionisti che hanno curato la sceneggiatura, la regia e tutto quello che è l'industria del cinema, e invece tantissimi volontari, più di 300 volontari, bambini, giovani, tanti, adulti, che hanno raccolto la sfida di partecipare a questa impresa davvero corale. Un laboratorio cinematografico e al tempo stesso però un bel prodotto. Ad introdurre la serata anche l'arcivescovo e il sindaco di Bologna. Un uomo intelligente che ama i poveri, educatore, che dà la chiave della vita, cioè che è l'educazione ai ragazzi che avevano perduto tutto, a cui dà sfiducia, che insegna a tutta la città ad essere solidale e anche la gioia, il gusto, la bellezza di essere solidali. Insomma, capisco che questo film ci aiuta a scoprire, a riscoprire, a sentirci, a farci coinvolgere da una vita così intelligente, così libera e obbediente, così piena dell'urgenza della carità. Era un po' il suo motto: la carità ci urge, la carità affretta, non può, deve dare delle risposte. Per questo si mise a raccogliere, rovesciò il cappello e si mise a raccogliere i soldi per i suoi bambini, i suoi ragazzi, i suoi figli. Beh, senza Padre Marella non ci sarebbe la cultura della solidarietà, sicuramente non avremmo deciso di accogliere, di fare crescere tanti giovani nella nostra Bologna, soprattutto le persone meno fortunate. È un po' il messaggio di che non si deve lasciare indietro nessuno. Il film racconta lo spaccato di una esistenza e di una spiritualità fatta di abbandono nella provvidenza e di grande tenacia. La narrazione scorre veloce e ben curata, con dolcezza e leggerezza. È stato un lavoro eccezionale, un momento molto particolare, ma anche la costruzione attraverso un laboratorio cinematografico è stata una cosa che ha contribuito a questa eccezionalità della situazione. 350 ragazzi coinvolti in un periodo di Covid, quindi con Bologna Rossa, e con un laboratorio che ha portato fino alla produzione di questo film sulla figura di Padre Marella, che ci ha colpito e da cui ci siamo lasciati colpire, e questa sera la prima. Nei panni del Beato si è cimentato l'attore Stefano Abbati, ammirato dal carisma del sacerdote. Io ho avuto molto a che fare con questo nome, perché fin da bambino ho frequentato Bologna, molti parenti, anche notabili, che hanno per cui ho sempre sentito questo nome, Padre Marella, Padre Marella. Ma ha lasciato che forse ne esco un po' più religioso, nel senso che secondo me qualcuno ci ha tenuto una mano sulla testa mentre stavamo facendo questa cosa. Non si può non essere un po' più fiduciosi che cercando di fare qualcosa di buono qualcuno ti aiuta da chissà dove. Sullo schermo si intrecciano le vicende del piccolo Ivo, che negli anni 30 venne accolto da Padre Marella, e quelle dei suoi nipoti di oggi, che rileggono e recuperano la sua storia, che in fondo è anche la radice della loro vita. Ho scoperto davvero chi è Padre Marella, l'ho visto, interpretato anche da Stefano Abbati, un grandissimo attore, ed è stato meraviglioso anche poter recitare con un attore come Stefano Abbati, e quindi l'emozione di questo progetto, della sua storia, è stata incredibile, mi ha proprio trasportato all'interno della sua vita. In realtà molte cose, forse anche il discorso sulla vita e come prendere la vita, di non arrendersi, non fermarsi, perché comunque le cose sono sempre in evoluzione e non bisogna mai fermarsi davanti a quelli che possono essere gli ostacoli che magari noi prendiamo per insormontabili, quando in realtà fanno solo parte di fasi della nostra vita. L'orgoglio mi avrebbe perduto, la carità
mi ha salvato. Un professore di filosofia di uno dei più prestigiosi, di alcuni dei più prestigiosi licei di Bologna, che in virtù della anche della sua cultura, certamente della sua fede, ma della sua cultura, riesce a alimentare il coraggio che lo porta a stendere una mano per chiedere aiuto per i suoi ragazzi. Cioè, è un gesto assolutamente scandaloso in senso evangelico e rivoluzionario. Quindi il coraggio più grande non è quello che ci vuole per affrontare i tedeschi, il coraggio più grande è quello che ci vuole per lasciare la libertà agli altri di decidere con il loro cuore, con la loro testa. Sorcia, che sorpresa! Comunque lo saluto a mani vuote. No, si accomodi, prego, prego, da questa parte.